Proseguono le vaccinazioni all'Aquila negli hub di Bazzano e nel nuovo polo di San Vittorino, che permetterà di aumentare di molto la capacità vaccinale, ma il discorso è sempre legato ai quantitativi di dosi che arriveranno. E a proposito di questo, nei giorni scorsi si sono registrati dei disagi a causa della mancanza di dosi del vaccino Moderna per effettuare le somministrazioni dei richiami, con le persone costrette a tornare a casa, cosa che ha generato un po' di malumore. La ASL si è scusata. I disagi possono sempre accadere, tutto è legato all'arrivo dei vaccini e a qualche disguido che a volte si crea su questo punto, ma la vaccinazione prosegue bene, dice il dottor Giansante. Qualche disagio c'è stato. Voi sapete che le forniture di Moderna non sono così tante come magari altri vaccini AstraZeneca o Pfizer, e quindi si è verificato che noi, vaccinando moltissimo, ci siamo trovati in leggera carenza. Ma questo non è poi un problema grande, perché è possibile rinviare anche fino a 42 giorni, e quindi questo non costituisce un problema. Ci dispiace solo perché alcune persone hanno avuto un disagio e noi di questo ci scusiamo, perché ovviamente noi vorremmo sempre che funzionasse tutto alla perfezione. Sul territorio si registrano ancora dei focolai attivi, su Scoppito ad esempio, anche se per Giansante tutto è sotto controllo e si è in miglioramento. Certamente con la zona gialla devono essere osservate regole e rigori, perché altrimenti tra qualche settimana si conteranno i danni. Ci sono, ma stiamo nettamente migliorando. Ora noi naturalmente andiamo a verificare adesso quelle che sono le situazioni di 2 o 3 settimane fa, e ricordo a tutti che 2 o 3 settimane fa avevamo ancora un clima abbastanza freddo, questo ha senz'altro contribuito. Però il solo fatto che noi stiamo osservando una diminuzione dei casi e una stabilizzazione vuol dire che le misure che sono state attuate precedentemente, quindi di distanziamento sociale, sono state opportune. E di conseguenza, che posso dire adesso? Che noi dobbiamo continuare, anche in questo momento in cui siamo zona gialla, a mantenere la massima attenzione. Intanto, per agevolare le vaccinazioni, soprattutto nei paesi più piccoli e nei posti più interni complicati da raggiungere, si è messo a disposizione un team mobile formato da un medico e 2 infermieri dell'esercito italiano, così da poter raggiungere quella popolazione più fragile e in difficoltà, come il sindaco Pierluigi Biondi aveva chiesto al generale Figliuolo, che arriverà in Abruzzo venerdì.